12 e 31 minuti in questo istante, mercoledì 31 marzo, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta agli studi di Milano News, ultima puntata per questo marzo, ma abbiamo ancora però venerdì per chiudere invece la settimana prima di Pasqua in vostra compagnia. Andiamo subito a vedere il livello atmosferico di inquinamento in questo momento in tempo reale sulla città di Milano, grazie a Arianna, il vaso di Wise Air. Ci dà un dato medio cittadino di 41 microgrammi per metro cubo. Lo sapete, Arianna è il vaso che respira grazie a un sensore installato dai ragazzi di Wise Air. Arianna, ce ne sono 100 in giro per la città di Milano, sui nostri balconi, sulle terrazze della nostra città, per creare la più grande rete dal basso, verrebbe da dire, di controllo dell'inquinamento atmosferico in una città. Molto interessante, perché potete vedere, grazie ad Arianna, l'inquinamento del PM2,5 nel vostro posto, nella vostra località, nel vostro quartiere, nel vostro angolo di strada, ma poi appunto grazie al dato aggregato che tutti i giorni riusciamo ad estrapolare grazie a Wise Air, abbiamo anche questa media giornaliera che oggi è di 41, sta tornando quindi un po' troppo alto il livello di PM2,5 nella nostra città, quindi aria insomma non delle migliori, colori rosso-arancioni che danno l'allerta appunto del livello di inquinamento nell'aria. Milano però è anche tante altre cose, tra cui anche delle cose belle, sempre, lo sapete, cerchiamo sempre di dare spazio anche e soprattutto alle cose belle e buone che nascono nella nostra città. Una di queste è sicuramente Milano Integra con Albi Oxa, che vedo collegato con noi. Buongiorno Albi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio. Allora, dicevo appunto, a Milano si fanno tante cose belle, tra queste appunto c'è Milano Integra, che ormai da un po' di tempo cerca di dare risposte alle domande di chi arriva in città. Chi arriva in città anche semplicemente dal di là del Ticino o dell'Adda, oppure chi arriva anche chissà da un altro continente, giusto? Esattamente, peraltro ci troviamo a marzo e abbiamo già compiuto un anno di esistenza, nel senso che a marzo dell'anno scorso è stato il periodo in cui abbiamo ideato tutto questo, quindi sembra veramente passato troppo veloce, no? Infatti, non è che non abbiamo fatto neanche tantissime cose, perché insomma l'abbiamo passato metà del tempo, l'abbiamo passato chiusi in casa, quindi insomma immagino la voglia invece di fare e di costruire per la città. Noi settimana prossima, appunto, c'è la settimana di Pasqua adesso, settimana prossima noi faremo un piccolo stop, ci fermeremo 3 giorni per appunto ripartire poi post Pasqua con il 12 di aprile le nuove programmazioni, ma allora so che invece voi avete tante cose in cantiere, quali sono? Beh, prima di tutto puoi contare su di noi perché siamo pronti, siamo già pronti per il periodo dopo le festività. Allora, intanto per chi ancora non ci conoscesse, Milano Integra è un'organizzazione no profit che si occupa principalmente di offrire assistenza ai nuovi cittadini che arrivano a Milano. Quindi la nostra visione è di ricreare, ricostruire Milano partendo dalla comunità, no? Quindi di rendere Milano una città accogliente e che offra pari opportunità a tutti. Non che questo Milano, non queste due caratteristiche non appartengono già a Milano, ma è il momento, no, di metterle ancora più in evidenza. Detto ciò, noi fino ad adesso abbiamo insomma proceduto con tutta la parte di struttura sia esterna che interna, quindi abbiamo deciso i nostri partner, abbiamo incontrato le istituzioni locali, abbiamo formato dei gruppi di lavoro e ora quindi dopo questo periodo di vacanze attiveremo il servizio, no, lo sportello, quindi Covid permettendo ci prepareremo per attivare lo sportello fisico in collaborazione poi con insomma le istituzioni locali, quindi i municipi, perché l'idea è quello di organizzare questi sportelli in ogni municipio. A che fine? Al fine di far mostrare quindi il territorio ai nuovi cittadini, quindi un sabato, che ne so, sarà in centro, l'altro sabato sarà un po' più in periferia, ma perché ci teniamo tantissimo a mostrare tutto Milano tutta, ok, la grande Milano. Detto ciò, questa sarà quindi la primissima attività in cui siamo concentrati. E come secondo punto ci saranno poi anche, insomma, ci sarà un grande evento di lancio, ripeto, sempre Covid permettendo,
Però noi siamo pronti, quindi stiamo solo aspettando che tutto questo si possa letteralmente fare, perché è tutto pronto, i format, le idee, i partner, tutto quanto. Quindi chiediamo ancora un po' di pazienza ai nuovi cittadini che arrivano e in questo momento non possono essere assistiti anche fisicamente, non ci possono conoscere. Ci sono insomma, cioè il sito ecco, che Albi, perché voi fisicamente quello che volete fare appunto è in ogni municipio aprire un punto, anche magari appunto in collaborazione con i municipi, in cui potersi incontrare e iniziare il cammino di integrazione della nostra città, giusto? Esattamente, in realtà i municipi hanno già degli spazi, no, appositi per questo tipo di servizi. Quindi chiaramente non portiamo nulla di nuovo, quello che noi portiamo di nuovo è che l'idea è di prenderci una giornata, quindi facciamo un esempio, il sabato la mattina ci sarà lo sportello per i nuovi che arrivano, ci conoscono, capiscono, insomma ricevono l'assistenza di cui hanno bisogno, e il pomeriggio invece di riconvertire questa attività in un centro culturale per il quartiere, quindi nuovi cittadini che al pomeriggio fanno cose in diverse aree della città. Quindi insomma è proprio vogliamo far ripartire Milano attraverso questo approccio, quindi dell'accoglienza. Perfetto, va bene. Albi, allora niente, dovremmo per forza darci appuntamento alla settimana dopo, la settimana dopo Pasqua, quindi noi ci vedremo dopo il 12 di aprile con tante novità, quindi da quanto ho capito ci dirai un po' come andranno le novità di Milano Integra, che ricordiamo dove possiamo trovare? www.milanointegra.org, altrimenti scaricate Valori App, registrate il vostro account e potete chattare in modo gratuito con noi, conoscerci di più, altrimenti se siete un po' più formali, associazione@milanointegra.org, quindi inviate un'email, altrimenti Facebook, i nostri canali social, questo è il modo, insomma, ormai siamo ovunque, presenti. Ormai siete presenti ovunque. Ci siamo. Albi, grazie mille, allora buona Pasqua anche a te e ci sentiamo. Grazie, altrimenti Milano News, ragazzi, cioè non ci dimentichiamo di Milano. Noi gireremo sicuramente l'indicazione. Siamo qui in diretta. Va bene, grazie mille Albi, saluto a tutta la squadra di Milano Integra, grazie mille dal Biox. Grazie ancora per questo spazio, ciao. Continuiamo ed è il momento che tutti attendono delle foche parlanti, ormai siamo abituati a grande exploit e grandi esposizioni delle parole, delle foche parlanti, c'è chi ci porta di solito nelle calli veneziane, chi è sceso semplicemente sotto casa e ci ha portato dentro un parco, chi invece, come oggi, come dice Bertolasi, guardando dal finestrino di un tram, di un treno, di un autobus, può fare quello che ha fatto. Verde giravolte, gli arcobaleni fanno capolino oltre le gabbie, mentre grandina pioggia sui veli delle parole. Come in tutte le cose, c'è da aprirsi ascolto prima che voce. Nell'eco del silenzio è mistero di trilli, verde giravolta al sussurrarsi dell'erba. Dappertutto formicai di sogni, briciole radici, dissotterranti polline. Grazie mille ad Alice Bertolasi, questa era l'incursione di oggi delle foche parlanti, vi ricordo di continuare a seguire, cercate l'hashtag le foche parlanti perché troverete i profili di Acelia, Anastasia e Francesca e troverete anche le varie maratone poetiche che stanno facendo in questo periodo molto interessanti sia su Facebook che su Instagram, sui vari social potete seguirle. Oggi parliamo finalmente di un tema che insomma quello del cinema è da tempo che siamo qua ad aspettare finalmente
sicuramente di poterne riparlare. No, non abbiamo ancora la data di apertura dei cinema, non abbiamo questa news in anteprima per voi, ci spiace tanto, ci piacerebbe molto potervi dare questa notizia, speriamo presto di poterla dare, ma possiamo dare invece una bellissima notizia della partenza vera e propria di un progetto che si chiama Cinema Armocchi, che vedrà un angolo della nostra città, nelle parti dell'Orenteggio Giambellino, insomma, rivivere e vivere di cinema. Lo possiamo fare, possiamo parlare di tutto questo insieme ad Anastasia Plazzotta, che è la fondatrice e la CEO di Wanted Cinema, appunto, che è il creatore di questo bellissimo progetto. Buongiorno Anastasia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, grazie mille per aver accettato l'invito. Appunto, dicevo, finalmente possiamo parlare di cinema. Ahimè, non possiamo dire che riaprono i cinema, ma possiamo parlare di un progetto che molto probabilmente a giugno darà vita a un vero e proprio cinema. Ma lascio lo spazio a te. Che cos'è Cinema Armocchi? Allora, come dicevi, noi siamo una società di distribuzione cinema e abbiamo anche a Milano uno spazio che si chiama Wanted Clan in via della Porta Romana, e qui negli anni abbiamo organizzato sempre, diciamo, principalmente nel weekend, delle rassegne dedicate ai marmocchi. Abbiamo quindi inaugurato queste rassegne Cinema Marmocchi, dove frequentatissima, devo dire, da bimbi e da famiglie. Da lì è nata un po' l'idea. Abbiamo pensato, ma com'è possibile che in una città come Milano non esista un cinema dedicato ai ragazzi, quindi a misura dei bambini e dei ragazzi, no? Con una programmazione dedicata, cioè, e poi soprattutto, sai, sappiamo che nelle scuole manca un po' di cultura cinematografica, quindi il nostro sogno era anche far crescere dei piccoli cinefili, cosa che tra l'altro avevamo sperimentato anche qui al Wanted Clan, da dove vi sto tra l'altro parlando oggi, perché abbiamo avuto l'emozione, no, di avere i primi spettatori, cioè bambini che vedevano il loro primo film, ed è veramente un'emozione grandissima. Abbiamo detto, dobbiamo continuare su questa strada e cerchiamo di farlo anche in una zona non semplice, che è diventata ancora meno semplice ora da un post, cioè, post pandemia, sono già ottimista, cioè durante la pandemia, con l'isolamento, cioè il principio era anche di cercare di usare il cinema come collante sociale, come motivo per ripartire insieme davanti a uno schermo, quindi c'erano molteplici suggestioni e stimoli. Abbiamo partecipato quindi a un progetto di un bando del Comune di Milano presentando appunto il progetto del cinema per bambini, e chiamandolo appunto Cinema Armocchi. Siamo stati selezionati e dopo una faticosa campagna di 2 mesi, che è durata dal 28 gennaio al 28 marzo, quindi appena conclusa, siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo, siamo felicissimi e adesso comincia il bello, abbiamo individuato già un fatto. Cosa interessante, Anastasia, che appunto siete arrivati a raccogliere il vostro goal, come si dice in quel caso di crowdfunding, no? Quindi i 30.000 euro e passa che servivano per farvi partire, che verranno poi integrate appunto grazie a questo bando dalle istituzioni e daranno vita da giugno a un vero e proprio cinema per bambini. Milano non aveva più, ormai da tantissimi anni, bisogna tornare indietro forse quando ero bambino io, non c'è più un cinema dedicato ai bambini. Esatto, noi abbiamo pensato proprio un po' alla Montessori, infatti tra i primi partner che abbiamo cercato di coinvolgere anche già in fase campagna crowdfunding c'è stata l'Opera Montessori, che ci ha dato il suo patrocinio, poi abbiamo trovato anche una società di giochi per bambini, cioè di giochi, sai, quelli alla Montessori, in modo che comunque in questa casetta che sarà all'interno del parco ci saranno proiezioni, ma anche attività ludico-didattiche legate comunque al tema del cinema, per cercare di avvicinare i bimbi e i ragazzi al cinema anche attraverso delle attività. Ecco, è molto interessante appunto, perché che ci fosse proprio bisogno, lo nota anche il fatto che se voi andate su Google e scrivete Cinema Bambini Milano, vengono fuori solo notizie sul Cinema Armocchi, quindi vuol dire che davvero c'era bisogno di questo progetto e finalmente Milano lo avrà. Da giugno quindi cosa potremo vedere nel proprio nello specifico? Entriamo proprio nel... Facci fare un tour virtuale all'interno del Cinema Armocchi, vai. Allora, innanzitutto vi dico che il luogo dove sorgerà è un parco molto 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 bello, ben curato,
grande, circondato da un recinto che insomma rende tranquilla la fruizione anche ai bambini più piccoli, perché non fungono via, non è attaccato in qualche modo alla strada, e quindi diciamo è ben protetto. C'è una piccola collinetta nel verde tra gli alberi, dove c'è proprio uno spazio circolare che sembrava proprio costruito apposta per noi, cioè sembra vuoto al momento. Diceva, guarda, è questo il posto dove sorgerà, appunto. Come si dice, lui non lo sapeva, ma voi lo sapevate già. Esatto. Allora, in estate abbiamo intenzione più che altro di concentrare le attività sull'esterno per vari motivi. Uno, perché ovviamente estate le persone vogliono stare all'aperto; due, perché non sappiamo quale sarà la situazione della pandemia, e quindi comunque l'aria aperta ci dà più sicurezza agli spettatori, no? Per riavvicinarsi al cinema, ci permette poi di gestire il distanziamento in modo più agevole. Quindi da giugno noi contiamo di organizzare tutto all'aperto, quindi proiezioni e attività nel prato, con uno schermo grande all'aperto, non sedute. Pensavamo di invitare chiunque a portarsi il proprio plaid per sdraiarsi sull'erba, e noi li posizioniamo in modo che ci sia la distanza, un plaid di famiglia, diciamo così. Ah, molto, molto interessante, come dicevi, appunto, dell'aperto, anche perché è un parco situato in mezzo appunto a un quartiere molto fruibile. Comunque, appunto, si può arrivare anche molto facilmente in bicicletta, sto pensando, cioè da Inganni, così c'è tutta la ciclabile che arriva fino lì nel parco. Poi siete vicino alle fermate della metro, siete vicino anche all'uscita tangenziale, mi viene da dire. Cioè, comunque è facile arrivarci, ma soprattutto è facile viverlo appunto all'aperto e viverlo completamente. Insomma, appunto c'è il cinema, a quel punto poi si potrà anche godere proprio di questo spazio veramente grande, perché quello che è il giardino delle Croce Rossine è veramente veramente grande come giardino. Sì, e poi è anche in qualche modo, cioè delle case intorno da un lato, dall'altro però praticamente non c'è praticamente nulla, c'è una grandissima, c'è un impianto tra l'altro di Milano Sport, un centro sportivo con cui vogliamo assolutamente stringere il rapporto, perché vuol dire che comunque è una zona già frequentata dalle famiglie per le attività sportive, c'è di tutto, campi di calcio, tutta una serie di attività. E poi c'è una enorme scuola, che è un'altra cosa molto interessante, perché noi vorremmo organizzare anche proiezioni, diciamo, didattiche per le scuole, e quindi anche quello è importante, cioè è proprio vicino, proprio sul parco, da questa grande scuola elementare. E vabbè, abbiamo già anche siamo molto felici, perché anche la parrocchia, che è vicino, ha partecipato, ha donato di crowdfunding. Abbiamo contattato il parroco e ci ha detto io ho donato, noi non l'avevamo contattato, è stato ho donato perché ho gestito un cinema in passato e so quanto il cinema possa davvero essere un collante per mettere insieme le persone. Insomma, è stato meraviglioso, quindi abbiamo già anche un nostro importante fan. Insomma, avere un fan del genere non è male per niente. Raccontaci un po' anche di Wanted Cinema invece. Insomma, voi fate tantissime altre cose, di solito ne fate molte di più, lo so, in questo momento non potete farne tantissime, facciamo finta invece che non ci siano queste restrizioni. Cosa fa Wanted Cinema? Allora, Wanted Cinema, nella norma, faccio un breve inciso, in realtà questa cosa del crowdfunding civico non saremmo stati capaci di gestirla in modo così pazzesco, immodestamente pazzesco, come siamo riusciti a fare in questi 2 mesi, proprio perché le ragazze che lavorano con me, tra l'altro qualcuna è qui dietro, mascherata, non so se vedete. Vediamo, salutiamo. In realtà si sono dedicate essenzialmente al crowdfunding, perché non c'era poco altro da fare, non avendo la possibilità di gestire dei lanci, di uscite, di film, perché non sappiamo. Come dico sempre, nella sfortuna si trova poi però la positività, vedi, ecco. Ecco, vedi, in questo caso chissà se saremmo riusciti, non tenendo periodo a raggiungere l'obiettivo. Nel turbinio della vita normale chissà se sareste riusciti, infatti. Esatto, comunque nella normalità noi appunto, dopo aver acquisito, di questo mi occupo personalmente io, dei film nei mercati internazionali, nei festival internazionali, facciamo una selezione, li portiamo in Italia e li distribuiamo nelle sale, o cerchiamo di venderli alle TV, sulle piattaforme digitali, insomma siamo i distributori, e la nostra linea editoriale è un cinema molto, diciamo, indipendente,
giochiamo un po' questo termine wanted cinema ricercato, ma ricercato non nel senso di, diciamo, di snob, ma anche un po' sia, diciamo, al limite della legalità, nel senso che devi andare proprio a scovarlo, affronta dei temi ogni tanto scomodi, insomma è un cinema un po' rivoluzionario, è quello che ci piace fare. Lunedì ho avuto ospite il Festival del Cinema Africano, Asiatico e Latino America. Abbiamo detto che sono dei mercati davvero interessanti. Voi di Wanted quali mercati avete scoperto essere prolifici e interessanti anche per il pubblico italiano? Quali mercati dici? Sì, da dove arrivano le ultime grandi sorprese che hai trovato, da dove arrivano? Sì, vabbè, sicuramente uno dei film che stiamo aspettando con più ansia di far uscire ormai da oltre un anno è un film che in realtà è stato una sezione collaterale, ma del cinema di Venezia, che si chiama Il Corpus Christi. Guardo lì perché c'è il poster appeso che aspetta. Corpus Christi è un film piccolo, film polacco, piccolo per modo di dire, nel senso che ha fatto un percorso di festival di premi pazzesco ed è arrivato ad entrare nella cinquina degli Oscar come miglior film straniero l'anno scorso, e questo quindi è un'acquisizione, diciamo, veneziana, diciamo così, che ci ha dato tantissime soddisfazioni, perché quando l'abbiamo preso era soltanto un piccolo film polacco, bellissimo naturalmente, altrimenti non l'avremmo preso, ma nel frattempo è diventato un Oscar. È cresciuto, ha fatto la sua adolescenza, è diventato maturo nel frattempo. Molto, sì, e vorrebbe uscire in sala. E non vede l'ora di spingere per uscire in sala. Sì. Cosa possiamo dire? Dai, siamo quasi in chiusura. Poi torniamo alla fine ancora sul Cinema Marmocchi, però hai parlato delle sale, non possiamo far finta che non succeda niente. Un anno e più che le sale sono chiuse, cosa ti senti di dire? Allora, mi sento di dire che il mio ottimismo si sta sgretolando, nel senso che io sono sempre stata ottimista e tutti mi prendono anche quasi un po' in giro, perché al limite dell'ingenuità il mio ottimismo. È la magia del cinema quella, dai Anastasia. Forse sì, però i miei colleghi anche a me del cinema dico vabbè, in questo caso, quindi io dico dobbiamo veramente sbrigarci, dobbiamo riaprire, ma anche cercare, rispetto a Milano, io spero davvero che ad esempio ci sia la possibilità di organizzare proiezioni all'aperto per tutti prima possibile, senza che tolgano diciamo l'occupazione del suolo pubblico, che è una spesa molto onerosa, e che rendano tutta la procedura, sai, di domanda di pubblico spettacolo più agevole possibile, perché è l'unico modo che vedo utile a una ripartenza. Quindi io mi immagino e spero un'estate in cui il cinema e le proiezioni siano veramente un po' ovunque, non soltanto da noi al Cinema Marmocchi, ma qui ad esempio nella zona Porta Romana, di poter organizzare una proiezione lì al Parco Ravizza, cioè che ci sia questa possibilità di espanderci, perché credo che la vera ripartenza, purtroppo io ho un cortile, se vuoi Anastasia metto a disposizione il mio cortile, se volete posso darvi, anche un cortile con tanto di casa di ringhiera annessa, se volete. Esatto, mi sono un'ottima idea, questo sarebbe penso, immagino sia il panorama ideale, perché poi io credo che anche se apriremo come si mormora a maggio, la vera ripartenza poi sarà con l'estate. A settembre, sì, se va tutto bene. L'estate, infatti. Allora, ricordaci però invece, lasciamoci con una bellissima notizia, che è quella dell'apertura, comunque dell'arrivo del Cinema Marmocchi. Ricordaci bene dove, come possiamo anche seguire quelle ultime fasi, diciamo, di preparazione, proprio, insomma, siamo quasi al kick-off, come si dice in questi casi. Sì, no? Allora, vabbè, adesso stiamo organizzando la pagina Facebook dedicata a Cinema Marmocchi, poi presto spero ci sarà il sito. Nel frattempo, però, tutte le informazioni si possono raccogliere sulle nostre pagine Facebook Wanted Cinema e anche Wanted Clan, che è lo spazio. Cerchiamo sempre di postare sul Cinema Marmocchi lì, Facebook, Instagram e anche Twitter di Wanted Cinema. Questo è lo strumento per ora migliore, però a breve avremo anche la pagina Facebook e il sito dedicato. E quindi da giugno al Parco delle Croce Rossine, al Giambellino, la metro più vicina a quella in Ganni. E vi do un'altra chicca: dovremmo organizzare, se va tutto bene, un evento di anteprima pazzesco, secondo me, che spero che tutti vogliate esserci e partecipare. Praticamente metteremo in atto il primo cinema a energia umana che esista, nel senso che assieme, in collaborazione con una società che si chiama Pedal Power, ci saranno un'installazione con 12
biciclette, il cinema, il proiettore, tutto sarà alimentato attraverso. Quindi venite anche a pedalare, se quindi, non volete pagare il biglietto, pedalare. Al grido di hai voluto il cinema e ora pedala, verremo a verremo a vedere un film. Benissimo, dai, allora diteci quando sarà questa bellissima iniziativa, che sicuramente daremo spazio su Milano News a questa iniziativa, e magari ci risentiamo così poi ci aggiorneremo anche sul Cinema Armocchi, va bene? Grazie, grazie mille. Grazie mille ad Anastasia Plazzotta, fondatrice e CEO di Wanted Cinema, e complimenti per il progetto del Cinema Armocchi. Grazie mille, arrivederci. Grazie, grazie a tutti, ciao. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, è stata una puntata piena di ospiti che ci hanno dato davvero tante belle notizie. Sono le 12:57 minuti in questo istante, mercoledì 31 marzo, finiamo questo marzo in vostra compagnia, ci vediamo comunque venerdì, sempre qui in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano, questa sera, domani sera scusate, sempre, però sempre qui su Milano News alle 19:30, Municipio X, una nuova puntata con Francesca Cutrone. Grazie mille, arrivederci, a presto. Thank you.